Una punta di diamante per il marchio, la nuova Renault Espace è stata ricreata con le linee fluide di un grande crossover. Il suo stile elegante e robusto consente un'esperienza unica di guida e di bordo. Si distingue per la sua parte anteriore con luci a LED che compongono una firma luminosa, il suo profilo aerodinamico e i suoi interni innovativi. L'impareggiabile sistema Renault Multisense consente al conducente di scegliere la modalità di guida in qualsiasi condizione, dal massimo comfort alla modalità sport. L'ampio schermo verticale R-Link 2 da 8,7 pollici consente di controllare tutte le impostazioni e le funzioni multimediali del veicolo. Grazie alle sospensioni regolabili, per la prima volta il sistema a quattro ruote sterzanti 4Control assicura agilità, manovrabilità e sicurezza. La nuova Renault Espace offre sistemi di assistenza alla guida per avvisare e assistere il conducente e garantire sicurezza. Questo crossover è spazioso, luminoso e molto confortevole per tutti i passeggeri. Nella configurazione 5 o 7 posti, il sistema One Touch consente di cambiare la modalità grazie alla possibilità di ripiegare completamente ciascun singolo sedile delle due file posteriori sul pianale. Con un solo clic è possibile all'occorrenza abbassare i sedili singolarmente o tutti insieme, indipendentemente dalla posizione del poggiatesta. La nuova Renault Espace si avvale di tutto il know-how e dell'esperienza di Renault in termini di sicurezza passiva e ha ottenuto 5 stelle nei test Euro NCAP 2015. La proposta prevede due motori diesel, una versione Energy DCI 130 con un singolo turbo da 96 kW e cambio manuale a 6 marce, una versione Energy DCI 160 DC Twin Turbo da 118 kW e cambio automatico a 6 marce. Una nuovissima versione a benzina viene proposta con motore Energy TCI 200 DC con valore nominale da 147 kW e cambio automatico a 7 marce. La nuova Renault Espace verrà proposta in 3 livelli di equipaggiamento a seconda del paese e in 9 sofisticati colori che includono il nero ametista disponibile esclusivamente per la versione Initial Paris.